L'occhio umano non può distinguere dettagli di dimensioni inferiori a 0,1 mm, ovvero 10 alla meno 4 metri. Questo significa che esiste un limite oltre il quale l'occhio non è più in grado di riuscire a distinguere due oggetti che sono vicini tra loro. Questa è la definizione di potere di risoluzione. Ovviamente, per arrivare a distinguere due oggetti che si trovano sotto questo limite di risoluzione, bisognava trovare un modo, uno strumento che permettesse a chi osservava di spingersi oltre i limiti della sua vista. Nel 1665, Robert Hooke prova a osservare e descrivere quello che vede attraverso un rudimentale microscopio. Sotto la lente c'è un pezzo di sughero e quello che Hooke descrive sono delle piccole celle, cellule in latino. Nella seconda metà del XVII secolo, partendo dagli studi di Hooke, Anthony von Leeuwenhoek comincia a esaminare campioni di tessuti umani come il sangue e di acqua stagnante. Riesce così a descrivere i batteri e a vedere organismi unicellulari in movimento, come il paramecium. Nasce la microscopia e con lei si svela il mondo della cellula. Dal 1665 ad oggi, la microscopia ha fatto passi da gigante. E le recenti scoperte tecnologiche hanno dato un'ulteriore spinta a un aspetto tecnico senza il quale probabilmente non conosceremo molta della biologia dei viventi. I microscopi che venivano utilizzati 400 anni fa, come principio di funzionamento, non sono tanto diversi da quelli che potete trovare nelle vostre scuole. Questo tipo di microscopio si chiama microscopio ottico. In questo tipo di microscopio, la luce visibile attraversa il campione da esaminare. La luce poi attraversa due serie di lenti, l'obiettivo e l'oculare, e viene deviata prima che possa raggiungere l'occhio di chi osserva, su cui forma un'immagine ingrandita del preparato. L'immagine può anche essere visualizzata su uno schermo o su una pellicola fotografica. Oltre al potere di risoluzione, l'altro importante parametro da considerare quando si utilizza il microscopio è l'ingrandimento. L'ingrandimento, molto semplicemente, è l'indicazione dell'aumento delle dimensioni dell'immagine che otteniamo rispetto a quelle reali dell'oggetto che osserviamo. L'ingrandimento è solitamente riportato sui supporti delle lenti dell'obiettivo. Con questo obiettivo 5x, ad esempio, l'immagine sarà 5 volte più grande della dimensione reale di ciò che stiamo osservando. Con un microscopio ottico è possibile ingrandire un'immagine anche fino a 1000 volte. Cosa possiamo quindi osservare con un microscopio ottico? Un microscopio ottico mediamente può arrivare a distinguere chiaramente oggetti, microrganismi, cellule di tessuti animali e vegetali fino a dimensioni di 0,2 micrometri. Una grossa mano a questa indagine è stata data dalla costruzione di nuovi microscopi più potenti per potere di risoluzione e ingrandimento, i microscopi elettronici. Il microscopio elettronico, al posto della luce visibile, utilizza un fascio di elettroni che attraversa il campione in esame. Le lenti sono in realtà dei magneti che deviano il fascio di elettroni, ottenendo così l'ingrandimento dell'immagine. Il vantaggio in termini di risoluzione è eccezionale. Un microscopio elettronico è capace di distinguere strutture di 0,2 nanometri, cioè 1000 volte più piccole di quelle visibili con un microscopio ottico. Come per i microscopi ottici, anche in quelli elettronici presentano diversi modelli dalle caratteristiche specifiche per tipo di osservazione che si vuole compiere. Il microscopio elettronico a scansione funziona come un vero e proprio scanner. I campioni vengono pretrattati con una sottile lamina metallica. Questo permette al fascio di elettroni di essere riflesso e l'immagine che si crea è un vero e proprio stampo in 3D della superficie del campione. Questo microscopio è molto utile per evidenziare le strutture di rivestimento, come le membrane, oppure l'epidermide di una foglia. Ha delle grandezze che si aggirano intorno a poche centinaia di nanometri. Il microscopio elettronico a trasmissione ha un funzionamento simile a quello di quello a scansione. Fornisce però delle immagini bidimensionali, con un potere risolutivo però ancora più elevato. È possibile infatti osservare delle proteine di circa 5-10 nanometri o dei lipidi di 2,5 nanometri o anche strutture come il DNA sui cromosomi, che ha un diametro di circa 3 nanometri, fibre di collagene di circa 50 nanometri o piccoli reticoli atomici di carbonio di addirittura 1 nanometro. Il potere risolutivo dei microscopi elettronici a trasmissione si aggira intorno ai 50 picometri. Un picometro è 1 per 10 alla meno 11 metri.